La partita delle ore 22 vede protagoniste il New Team, che milita in vetta alla classifica di Elite League con 4 punti, divisi con Brasil e Chelsea. Il pubblico numerosissimo viene anche oggi a seguire questa partita, tra i fumi tossici degli amici tifosi che seguono il match. New Team e Wimbledon, che invece si trova in questo caso in sesta posizione in classifica con 3 partite giocate e una sola vinta. I Wimbledon invece arrivano da una sconfitta contro gli Orioles per 5-2, precedentemente anticipata da una vittoria contro il Real 32 sempre per 5-2, e poi invece serviscono con una sconfitta per 6-2 contro il Barcellona. Il New Team invece arriva da una grande vittoria. Vittoria per 8-1 contro il Barcellona, che ha vinto contro il Wimbledon, quindi si contendono un po', diciamo, questi risultati che favoreggiano una, poi l'altra compagine. Sta di fatto che il New Team è primo in classifica. Portier Borriello che si toglie dalla porta, si scoccia di giocare. Sensazioni pre-match? Come si chiama il 34? Cautaro. E ricordiamo Luigi, vieni qua. Come si chiama il 34? Vediamo Cautaro, grande protagonista della partita Cautero. Precedente. Cautero, calciamo fallo. Sarà il nome Cautero. Mi sento anche un po' denigrato. Si è anche fatto il capello Lombardi. Vero. Che carino. C'è Buglione, c'è Vitale, c'è Borriello, c'è Petagna, c'è Cautero, c'è Assante, c'è Mosella, c'è... No, mi ricordo il tuo, aspetta. C'è il numero 10 Rizzo. Mi confondono ancora. Come si chiama il numero? Cautero. Bravi. Si offende anche un po' il ragazzo a centrocampo. In realtà si chiama Cautero. Facciamo che il tuo nome d'arte è Cautaro. Bravo. La palla è del Wimbledon. Il gioco gestito dalla difesa dei ragazzi in casacca gialla. Capitan Petagna, subito fondo. Cuccaro. Abbiamo detto la formazione del New Team, ma non quella del Wimbledon. Arriva subito. Attenzione, Petagna velocissimo, mi scarta anche a me. Petagna subito in area di rigore a cercare un Cuccaro che è pronto. Allora Cuccaro in porta, Palumbo, Iervolino, Fiorentino, Cimmino, Pensavecchia, De Angelis e Ricci. Scende così in campo la formazione in casacca gialla. Allora Cuccaro gestisce questo pallone a difesa, l'aggancia il suo compagno, c'è Capitan Petagna a battere questa rimessa laterale per Cautero. Avanza con il destro, la dà a Rizzo. Petagna. Di tacco a cercare a memoria Mosella, che la prende ma spintona un po' l'avversario. Arriva. Pressione di Rizzo, la palla arriva comunque al giocatore del Wimbledon che se la porta in avanti, non riesce ad averla meglio su Cautero. Allora rimessa laterale per Capitan Petagna, che la dà dietro per il compagno. Sulla fascia sinistra il numero 34 gestisce questo pallone, la dà a Vitale. Ancora Cautero. Vede qualcuno in area ma perde il pallone, la dà a Borriello che la blocca con le mani. Vitale. Cautero. Vitale. Cautero è il nome più pronunciato da me, anche quello più sbagliato, ma adesso l'ho imparato finalmente. Allora c'è Rizzo a gestire questo pallone vicino alla bandierina, tutto vanificato dall'intervento tempestivo. Rotondano ci ha messo 3 secondi a fare la doccia, sembra un manager importantissimo del nulla praticamente. Si presenta sul campo con questo outfit da soap opera indiana. Allora Assante con questa finta, Cautaro il tiro intercettato. La palla è del New Team che la gestisce nell'area di rigore avversario. Fallo. Vediamo il muro sempre numerosissimo dei tifosi del New Team e i pochi invece a seguire quelli del Wimbledon.
si sistema la barriera, è quasi tutto pronto. Va Cautero a cercare una cosa, la cosa più giusta, va! Il tiro è molto insidioso, ma è semplice corner. Cautaro la dà al centro dell'area, cerca un altissimo Buglione che la tocca di testa, ma nulla di fa. Cuccaro la dà al compagno che riesce ad arpionarla molto bene. Allora occasionissima per il Wimbledon, si prepara col sinistro a tirare questa punizione. 3-2-1, il tiro che finisce di poco largo. Borriello ha tirato un sospiro di sollievo perché era imprevedibile questo tiro. Petagna gestisce questo pallone con calma e la dà a Cautero nella propria area di rigore. Rizzo, il numero 10, la dà a Vitale. Vitale ancora su Cautero. Rizzo la lascia scorrere, però la tiene in campo, inciampa un po' sul pallone, esce di. Pensa Vecchia a battere questa rimessa laterale orizzontalmente, cerca il compagno più lontano che se la porta sul destro, bisogna indietreggiare, ma bellissimo questo passaggio visionario verso il limite dell'area di rigore, nessuno se l'aspettava, il tiro intercettato, Capitan Petagna deve buttarla fuori, lo fa con Rizzo che se la porta sul destro, numero su Pensa Vecchia e poi trova Mosella, il numero 9, che dà uno sguardo in area di rigore con lo sinistro, la mette in mezzo, Rizzo il tiro a sorprendere, portier Cuccaro che non ci arriva, spiazzato Rizzo, grande gol scaturito da un assist del numero 9, grande azione personale, grande gol, il primo, dedica agli amici numerosissimi accorsi a vedere questa partita, anche dedica il social media manager, se la ride, sono felici. Esce Capitan Petagna, entra il formidabile De Francesco, intervistato la scorsa partita come man of the match, perché ha corso veramente dappertutto, anche su altri campi impraticabili, veramente un giocatore di carattere, di esperienza, di tecnica e anche di umiltà. Cautero si libera dal pressing, la dà a Rizzo, De Francesco al rimorchio, Rizzo lo serve al limite dell'area, De Francesco prova la sua prima azione, Cautero spalla alla porta, assante la soppa, inciampa un po' sul pallone ma riesce comunque a servire Buglione che dà uno sguardo in mezzo, anticipato. Buglione deve darla in mezzo a Rizzo che con il ginocchio riesce ad anticipare tutti e a concludere verso questa doppietta che lo vede protagonista in questo primo parziale. 2-0, niente. Tutto da rifare per il Wimbledon, che moralmente devono rimboccarsi le maniche e organizzare l'assetto in modo ottimale per gestire questo svantaggio. Pensa Vecchia la dà praticamente a Mosella. Mosella Rizzo, un duo che ci sta regalando veramente tante emozioni in questo primo parziale, perché stanno giocando benissimo. De Francesco che ha preso subito in mano la situazione, Mosella spalla alla porta, se la porta da nessuna parte perché c'è Pensa Vecchia ad anticipare tutti. Pensa Vecchia cerca l'uomo libero in modo molto preventivo, ma c'è Buglione a intercettare tutto. Rimessa per il Wimbledon. La palla è del Wimbledon che deve attaccare, c'è Buglioni. C'è Iervolino sul pallone a cercare un'azione interessante da questo corner. Vediamo un po', teso sul primo palo, c'è Buglione, ha intercettato tutto. La palla è ancora buona, ci va Assante che corre veloce ma non riesce perché la palla era già uscita. Cautero in fallo da terra. Cautero, Rizzo e poi De Francesco che è velocissimo, deve fare questo scavetto per Rizzo, riesce benissimo, mamma mia come escono dalla marcatura ragazzi del New Team con De Francesco che è velocissimo, attenzione, fallaccio e rigore, schioppa indica il dischetto, un fallo un po' rischioso,
che alla fine scaturisce questa decisione arbitrale, quindi occasione per il New Team. 6 mm poco più là sarebbe stato rigore. Schioppa ha calcolato benissimo dal video la distanza che separa un rigore da una punizione. Effettivamente nel video si vede, a parte gli scherzi, che il contatto è fuori l'area, non di 6 mm, non si sa di quanto, ma intanto è calcio di punizione, quindi l'intervento è stato calcolato al millimetro, se così si può dire. Quindi il male minore da parte del Wimbledon, ci va Cautero con il destro a cercare di sorprendere le mani ormai esperte di Cuccaro. Va Cautero con il destro, infatti non sono le mani ma sono i piedi di Cuccaro a mettere questo pallone in calcio d'angolo. Va Sante sulla bandierina. Il cross sul secondo palo, spizzato, ma c'è De Francesco che la stoppa di destro. Cerca un compagno, lo fa con Cautaro. Mosella la stoppa di destro, dribbling. Sceglie di darla a Buglione, che è disimpegnato lì in fondo. Carica addirittura un tiro cross che alla fine va in angolo. Quindi ancora un calcio d'angolo di Assante, che questa volta la mette più esterna. Grande colpo di testa di Rizzo, che provava la tripletta personale per portarsi il pallone a casa, solo virtualmente, perché siamo scarsi di palloni. Quest'anno 2-0 New Team, 2-0 neri. De Francesco la stoppa con il braccio, se ne accorgono tutti, anche lui. Va a Pensavecchia, che addirittura prova a calciare. Che gol ha fatto Pensavecchia? Cuccaro gli aveva suggerito il tiro, quasi prevedeva questo meraviglioso tiro a giro di Pensavecchia. Ma che gol ha fatto? Da qua, praticamente dalla sua metà campo, a sorprendere Borriello, che non avrebbe mai previsto questo tiro così d'effetto. Bravissimo Pensavecchia, un tiro davvero da Eurogol, da Champions League, come se ne vedevano un tempo. Quei tiri belli, precisi, da fuori, che facevano saltare dalla sedia tifosi e non, dato che gol così, meritano i complimenti di entrambe le fazioni. Allora però c'è De Francesco, che è velocissimo. La palla in area di rigore, Pensavecchia abbraccia il compagno in questo sentimento nuovo. Rizzo cerca il numero sull'avversario, il tiro impegna Cuccaro in due tempi, deve allontanare questo pallone. Ma che gol che ha fatto Pensavecchia, non ci posso pensare, ogni volta che lo vedo il numero 21 mi sorprende. Che tiro ha fatto? Attenzione il tiro di Assante. A cosa abbiamo assistito? Cuccaro aveva detto a Pensavecchia: tira, 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 e ha ascoltato il consiglio ed è andata bene. De Francesco sulla fascia. Cautero sceglie il compagno lontano e la dà Buglione libero. Ancora Cautero alza la testa per cercare un compagno, trova De Francesco verticalmente, che l'aggancia di destro, la mette in area di rigore per Mosella, che non si sa come la riesce a tirare, ma c'è. Iervolino sulla linea a salvare questo pallone. Allora rimessa laterale, che è quasi un corner. Rizzo, Cuccaro che se la porta in avanti a cercare De Francesco, il tiro intercettato. Cuccaro deriso da un tifoso, si prende il gioco di lui. Nulla di fatto per il New Team, che deve ripartire. Da Rizzo, che non alza la testa e prosegue verso l'azione personale, cerca però Vitale a difesa. Allora Pensavecchia, laterale. Pensavecchia la dà al compagno, punzecchiato un po' da dietro. Allora Rizzo, Buglione, Petagna, velocissimo sulla fascia, deve cercare un compagno in mezzo, lo fa, teso per Cuccaro, che in due tempi prende questo pallone, lo lancia velocissimo verso l'altro compagno sulla fascia sinistra, ma intercettato tutto da Vitale. Attenzione, la palla è di Rizzo, che si allunga un po' troppo il pallone, c'è Pensavecchia che protegge benissimo lo stesso e quindi deve ribattere questa rimessa laterale, velocissimo. Attenzione, si smarca benissimo, ma c'è Vitale che la mette fuori. Wimbledon deve attaccare, la mette sul primo palo, cade.
pensa vecchia, ma è fallo. Gioca il New Team che riparte da Capitan Petagna sulla fascia destra. Nathan Mosella che è rimasto solo, a rimorchio ancora a Petagna. Buglione riesce a dargliela di esterno, ma nulla di fatto, pallone alzato a Campanile, la palla però è ancora attiva, la spizza di testa, Mosella l'aggancia di destro. Petagna deve cercare un compagno, non lo fa e fa. Cautero, in spelling è C-A-U-T-E-R-O. Numero 34, destro di piede, prova questa punizione. Forte a giro, un po' esterna, nulla di fatto per il 34 giovanissimo del New Team. Quindi Cuccaro deve darla, deve ributtarla, comunque deve fare qualcosa a Carlo perché veramente non se ne può. Allora esce dalla marcatura il Wimbledon, lo deve fare però velocissimo, a stretto giro, perché è prestato da Mosella. Riesce Petagna. Martellato da un avversario, fallo. Petagna la dà benissimo verso Pirozzi, verso Rizzo che l'aggancia di destro. Cautero, De Francesco respira un po', alza la testa, cerca Petagna sull'altra fascia, trovato benissimo, anzi è Vitale che non l'aggancia benissimo, infatti è rimessa laterale. Capitan Petagna si prende l'incarico di continuare l'azione favorevole al New Team. Vitale la stoppa di petto e praticamente solo, può cercare anche un tiro, non lo fa. Pensa vecchia, esce dalla marcatura, ma Vitale è più fortunato e allora in contropiede il Wimbledon subito fermato. Pensa vecchia si rialza, quindi nulla di grave per lui. Allora Cuccaro prende il pallone fuori dall'area con questo tiro che arriva comunque a un suo compagno messo fuori da De Francesco. La palla è ancora aerea, agganciata adesso di quadricipite, arriva comunque a Cuccaro. È buona solo per Vitale. De Francesco. Lanza, è vero che mi porterai un'acqua frizzante tra... c'è Cautero con Rizzo, ma loro no. Sono in Wimbledon ma non so dove andare. Attenzione, Rizzo si libera dalla marcatura, se la porta sul destro, sceglie Petagna che la deve mettere in mezzo. Il tiro è comunque gol, ma la schioppa la chiama prima. Corre per un fallo di mano in area di rigore, arrivato su un'azione di Petagna che la mette in mezzo. Ci va Petagna contro Cuccaro. Spiazzato il portiere del Wimbledon, segna Petagna nell'angolino. 1 quindi risultato che vede il New Team primeggiare su due reti sopra rispetto agli avversari. Il tiro, attenzione, Borriello ancora colto di sopra. De Francesco. Cautero riesce comunque a portarsela via nonostante il pressing verticale, non trova nessuno. Cuccaro, stop di petto, bellissimo, però De Francesco anticipa tutto. Lanza, mi porti un altro frizzante lì, per favore. Fa finta di non sentire il lubriacone dietro di me. Allora Cautero, Mosella sceglie Vitale, quasi a memoria. Vitale, Buglione, vede, cerca Vitale, Buglione, attenzione Mosella con un'acrobazia. Vitale, la palla è ancora attiva, Mosella alta sopra la palla. Entra Stante, esce Buglione. Cuccaro. Cautero. Azione del New Team che continua con Assante che deve cercare un compagno. Rizzo verticale, non trova nessuno. La regala di fatto a Petagna che la stoppa di petto, poi se la porta sul destro velocissimo, la deve dare a De Francesco che si autotunnella, la dà a Borriello.
Borrello alta verso un compagno, non trova nessuno, ma c'è il capitan Petagna che al limite della rete di rigore cerca questo tiro intercettato. Rizzo pensa vecchia, la meglio pensa vecchia, ma solo per un istante, perché la rimessa è del New Team. La temperatura sotto questi fari si sta alzando, quindi il freddo e l'umidità di questa serata quasi non si sente. È piacevole, attenzione, questa volta pensa vecchia. Finisce il primo tempo con... Finisce? No, niente, vergogna. Sta per cominciare il secondo tempo, il New Team, per citare un film famosissimo, ricomincia da 3-1 il punteggio, mentre il Wimbledon deve ripartire dalla rete formidabile di Pensavecchia. Tutto pronto per cominciare, Mosella sulla palla, aspettiamo solo il fischio che arriva in questo momento, il tiro di Vitale, culata di Pensavecchia, ma riesce Cuccaro a prenderla lo stesso. De Francesco. Rizzo velocissimo sulla fascia, l'aggancia di destro, addirittura non riesce a farla uscire, alza la testa, vede Cautero che se la chiama il tiro, un po' debole, Pensavecchia esce dalla marcatura, è un po' lezioso in questo momento, che favoreggia Sante, che elimina dall'area questo tiro di punta, un po' alto Cuccaro a causa di questa età anagrafica un po' avanzata, si fa male da solo. Angolo battuto velocissimo con Assante, questo tiro di esterno, Petagna fortissimo per sfogare anche un po' di tensione, un tiro che però finisce molto alto sopra la traversa. Petagna anticipa tutti, Cautero la dà ad Assante, il numero 17, ancora Cautero che di destro la prende e la dà a De Francesco. De Francesco corre sulla fascia. Mosella a terra come il Pocio Lavezzi, riesce ancora da terra, si rialza Mosella. De Francesco, palla in aria, Petagna consiglia di metterla a terra, Pensavecchia ancora una palla aerea, parte in contropiede del Wimbledon fermato da Cautero che giganteggia sul attaccante Vitale. Attenzione, la palla in area di rigore contro Borriello, 1-2, ma che gran gol, accorcia il punteggio. Bellissimo scavetto in area di rigore con tutta calma, arriva il 3-2 meritato del Wimbledon. Segna Ricci, un gran gol di maestria, pesca dal cilindro questo scavetto a sorprendere Borriello e anche un difensore che si era messo sulla riga di porta. Quindi 3-2 il risultato, De Francesco. Solo! Assante, doppio passo, benissimo, a cercare De Francesco, un po' troppo lungo. Di testa Cautero, di testa anche il ragazzo del Wimbledon, nessuno prende la palla, scelgono tutti il tempo sbagliato e arriva fino alla rimessa laterale che primeggia e favoreggia De Francesco. La palla a Rizzo, spinto da dietro. Punizione del New Team, la batte De Francesco mentre Rizzo esce dal campo in area di rigore, la palla però è ancora attiva, trattenuto, fallo. Cuccaro a cercare un compagno in area di rigore, c'è Vitale ad anticipare tutti. Assante, ancora gioco aereo. Bravo, bravo! De Francesco. Campanile altissimo, quasi come una cattedrale. Assante, Cautero. Attenzione, la palla è del Wimbledon che deve gestire questa azione offensiva. C'è De Francesco con la gamba a intercettare tutto. De Francesco è dappertutto, Pensavecchia protesta per il fallo. Vitale. Cautero. Cautero orizzontalmente per Petagna, anticipato. Rimessa laterale per i ragazzi del New Team. Ci va Capitan Petagna che sceglie Cautero. Assante da uno sguardo alla porta e un esterno incredibile che non sorprende Cuccaro che si aspettava questa traiettoria. Campanile altissimo stile Notre Dame. Però De Francesco anticipa, c'è Mosella che aggancia con il destro, se la porta un po' troppo lunga, un po' spinto, ma Mosella riesce comunque a farla franca. La palla arriva fuori nella metà campo ancora del Wimbledon, Petagna sportella con l'avversario, ancora Petagna, se la porta in area di rigore, bam! Gol? Che succede?
tutto quello che è successo è veramente delirante, non si è capito, e tenteremo prossimamente di capire cosa. Fallo di Petagna che salta praticamente sull'avversario, il replay la vede giusta, e dopo una serie di decisioni affrettate alla fine il VAR la dice lunga sulla verità di questa partita. Petagna salta sull'avversario e quindi il fallo anticipa il tiro di Mosella che entra in rete. Allora il punteggio rimane invariato, 3-1 per il New Team. La palla però è del Wimbledon che adesso deve attaccare. Cautero ad anticipare. C'è Assante che gestisce questo pallone un po' male, poteva farlo meglio e regala di fatto la rimessa laterale. Pensa Vecchia, la stoppa con la testa, poi con il destro, pressato da 1, 2, 3 maglie, alla fine ha la meglio comunque. Si ostruiscono i due la visione, ma attenzione, velocissimo! Arriva nella costola del cameraman che ha perso un anno di vita. È arrivata a me. Attenzione alla stoppa di petto. Pensa Vecchia, anticipato da Petagna. Attenzione, un po' ruente. Allora punizione al limite dell'area. Va Pensa Vecchia, che è stato saltato addosso da... anzi no, va di sinistro direttamente sul culo dell'avversario. Cuccaro riesce a non far uscire questo pallone. Altissima campanile a cercare un compagno. Petagna pensa Vecchia, Petagna pensa Vecchia, protegge il pallone Petagna. Oh, osho, quando al cambio? Esce Petagna. Vitale, veloce per De Francesco che la serve Rizzo, la dà a Mosella sul destro, se la porta fuori, però Mosella da dietro prende il pallone e quindi tutto regolare. Cuccaro a campanile, la alza, anticipa Buglione su Pensa Vecchia, poi Assante su un altro avversario, ma la palla però è del Wimbledon che regala la rimessa laterale al New Team. De Francesco in area di rigore per Assante, poi Mosella la dà di tacco a memoria. Niente. Ancora De Francesco parallelo all'area di rigore, vicinissimo, la dà a spalle alla porta a Mosella, non riesce questo spazzamento, allora da Cautero, De Francesco sceglie Mosella, limite dell'area, Cautero con il destro non impegna Cuccaro che se la porta con i piedi in avanti, pressato da un paio di ragazzi. Attenzione Cuccaro, palo laterale per il Wimbledon dopo una protesta animata da parte del tifo e da parte dei giocatori. Capitano Petagna è uscito, quindi che partita colorata questa. Attenzione, pericolo in area di rigore, sventato, però c'è ancora la possibilità di un'azione pericolosa al limite dell'area, spinto Pensa Vecchia, ma è tutto regolare. Mosella, doppio passo, benissimo, a cercare orizzontalmente Buglione che debolmente non trova nessuno. Cuccaro esce e cerca un compagno che fa uno stop di petto. Palla contesa, ci arriva prima Cautero, attenzione Assante, benissimo, stoppa, carica il destro di pochissimo al lato, con la disperazione generale dei tifosi, applausi per Assante. Si riprende il gioco. Attenzione Cautero, Assante, cerca Mosella. Buglione cerca il tiro ma alla fine trova Assante che è quasi solo sul secondo palo, vede Rizzo che aggancia benissimo con il destro, deve cercare di fare la cosa migliore, il sinistro, cercare di trovare. Mancano ancora 10 interminabili minuti alla fine di questa partita che vede per adesso trionfare il New Team per il punteggio di 3-1. Attacca però il Wimbledon. Adesso Rizzo se la porta sul destro per cercare un tiro, lo fa alto sopra la traversa. Attenzione, Cuccaro la dà benissimo al compagno che aggancia altrettanto bene.
Borriello se la chiama. Borriello prende questo pallone in area di rigore con calma, gioca con il cronometro. De Francesco gestisce questo pallone in difesa orizzontalmente. Vitale, pressato da nessuno. Ha tutto il tempo il New Team per pescare dal cappello un'azione offensiva. Lo fa male con il ragazzo del Wimbledon che prova a prendere il pallone, ma Cautero è più attento. Velo, Buglione avanti verso Mosella. La palla esce prima di arrivare da qualcuno. Mosella velocissimo. Avanti, attenzione, la palla è contesa, la riesce a prendere Assante, anticipato però adesso. Cuccaro altissima verso qualcuno, alla fine la palla è ancora attiva, sportellata di Vitale, ma comunque la meglio il giocatore dello Wimbledon che deve cercare un compagno in mezzo, non lo fa, trattenuto e quindi si ricomincia. De Francesco continua l'azione personale, De Francesco carica il destro, largo. De Francesco, pensa vecchia. L'ultimo cambio, il mister affida la decisione ai ragazzi in campo che devono decidere chi uscire. Per ora non esce nessuno, esce Cautero, il numero 34 che si prende umilmente questa decisione. Esce però un po' annoiato da questa decisione. Petagna la butta via, c'è Cuccaro che si prende un po' di tempo, ma la dà benissimo al compagno sulla fascia destra che con il sinistro prova a sorprendere Borriello. Petagna, Vitale, Petagna, Rizzo. Attenzione ragazzi, del New Team sono un po' leziosi in questo parziale, la regalano a Wimbledon infatti, che devono rimetterla con le mani. C'è Vitale che anticipa tutti, attenzione, si vuole girare l'attaccante ma non riesce, se la porta sul sinistro. Pensa vecchia, ancora pensa vecchia, esce benissimo dal pressing il New Team. Attenzione De Francesco, la dà a Rizzo, ancora De Francesco con sulla fascia sinistra che corre velocissimo, riesce a sorpassare tutti quanti. De Francesco se la porta ancora sul sinistro, azione personale del numero 3 che con una Veronica prova a fare di tutto. Rizzo, limite dell'area, il tiro! Nulla di fatto. Attenzione in mezzo, Cuccaro la prende, se la porta come suo solito con i piedi. Attenzione, prova Cuccaro a ribaltare le sorti di questa partita che è sul punteggio di 3-1. Intanto i due difensori del Wimbledon chiacchierano nella propria metà campo. Va Cuccaro con questo tiro di destro sbilenco. Arriva da nessuno. Vitale, verticalmente alto verso Mosella, che riesce a darla di petto ad Assante. Verticalmente non trova nessuno. Cuccaro, De Francesco, Rizzo l'aggancia benissimo di destro, deve cercare un compagno, finta contro finta, verticalmente non la fa uscire, Assante la stoppa di destro, ancora un passaggio verso nessuno. Stanno provando uno schema che in realtà non è mai esistito, Assante gioca secondo delle sue regole, però giocano benissimo, ragazzi del New Team che stanno vincendo. Assante ancora la stoppa di destro la dà a Vitale, ah, che qui svirgola un po' il pallone e lascia De Francesco il compito di spazzarla via. La dà benissimo anche a Mosella che la stoppa con il naso, se la porta verso il sinistro, benissimo, elegante il tunnel, il destro, e Cuccaro vanifica la sua azione personale dopo un tunnel, uno stop, una ripartenza, un doppio passo, un tutto, mamma mia, incredibile. Pelé, Assante carica il tiro, non arriva nemmeno a farlo, che il Wimbledon esce dalla marcatura. Bestemmia in diretta da parte di Pensa Vecchia. De Francesco a campanile verso Mosella. Ancora De Francesco verso Buglione, bene per Mosella. Guarda a destra,
Vitale in difesa. Petagna, che è solo. Bello Rizzo con questo tacco. L'idea era buona. Wimbledon, azione offensiva comandata dal ragazzo che sta portando il destro. Vitale. Spallata regolare, Borriello. De Francesco. Verticale per Mosella che la stoppa benissimo. Cerca Sante a rimorchio, Petagna alto. Sante è il terzo passaggio consecutivo che sbaglia, nonostante la sua partita sia veramente positiva. Le urla incredibili dei ragazzi del New Team. Non arriva a Pensa Vecchia questo passaggio che favorisce Petagna, che deve rimetterla con questo passaggio verticale verso Mosella che l'aggancia di destro, la dà a Rizzo che testa bassa cerca l'azione personale. Cerca orizzontalmente Petagna, Sante! E alla fine ne prova uno, ne prova due, ne prova tre, sbaglia uno, sbaglia due, sbaglia tre. E alla fine ragazzi, chi persevera così diabolico non è. E quindi a Sante aumenta il vantaggio per i suoi, senza esultare, è sul 4-1 il punteggio, incredibile. Pensa Vecchia, Buglione devastato da questo tiro. Piegato in due, il numero 7 non ha resistito a questo tiro potente di Pensa Vecchia. Attenzione il tiro, Borriello la mette in corner. Calcio d'angolo per il Wimbledon, battuto sul secondo palo, c'è De Francesco. La palla è fuori, forse sono le ultime azioni, gli ultimi aneliti di una partita bellissima e interessante. Cuccaro ricorda delle azioni un po' sfortunate. Ha giocato bene il portiere del Wimbledon, che però si sottovaluta. Punizione del Wimbledon, potrebbe essere l'ultima. In mezzo Borriello la prende, gioca con il cronometro. Tiene in mano i consigli dei tifosi. Ci tiene a specificarlo. Intanto Schioppa specifica che la partita è finita. Vince il New Team per 4-1. Complimenti. Finisce anche la partita tra New Team e Wimbledon. Pensa Vecchia, autore di un gol meraviglioso, che è partito da una punizione da fermo nella propria metà campo. Il consiglio di Cuccaro, ha detto tira. Confidiamo nel nostro portiere, abbiamo tirato ed è andato in porto. Il tiro è venuto bene. Hai giocato benissimo tutta la partita. Contrasti, passaggi stupendi. No, la partita è stata bella contro gli avversari che sapevano stare in campo, sapevano giocare, si vedeva che erano preparati. Noi abbiamo dato il massimo e ci siamo divertiti, come ogni volta. Pensa Vecchia, esempio di fair play, audacia, tecnica. Ci vediamo domenica prossima, grazie mille. Alla prossima. Sentiamo invece i vincitori di questa partita. Abbiamo Rizzo e Mosella, i soliti idioti, vabbè, non volevo dire. Lucio lavora in mezzo gamba, con me. È stata una partita bella, divertente. Ci siamo divertiti, una squadra niente male. La nostra fortuna ovviamente è stata che nella squadra avversaria fortunatamente era presente Cuccaro a porta, quindi ci ha dato vita facile. È vero, è vero, Cuccaro vi ha un po' favorito. Sì, perché... sì, grande Cuccaro. Meno male che giocava con noi, perché sennò la vedevo dura questa partita. Attenzione, derisioni nei confronti del portiere organizzatore di questa Sbordone League. Chissà se questo porterà benefici alla vostra squadra, che tanto che cazzo me ne frega. Per questa partita sicuramente ha portato bene. Sicuramente ci giochiamo. Vediamo in futuro. Mosella lui, Rizzo lui. Alla prossima.